Telaio trappola sotto tutti i fuochi e sopra, in questo caso, hanno messo del miele. Ma di questa famiglia interessano i fuchi, quindi non vado a distruggere o a togliere per la lotta biomeccanica alla varroa. Oggi le api sono particolarmente nervose. Ieri ha piovuto, oggi tira comunque un po' di vento, non è il massimo. Cominciamo. Nella scorsa visita ho trovato delle celle reali e di conseguenza sto rifacendo la seconda visita per togliere le celle o eventualmente fare una sciamatura artificiale. Come potete vedere, qui sono presenti due celle, una molto brutta, imbananata, già opercolata, e qui ne vediamo una invece che deve essere opercolata. Io queste le vado comunque sia a distruggere, e per distruggere intendo proprio distruggere. Ecco fatto che sono sparite. Adesso faccio un primo passaggio che vado a cercare la regina. Qualora ci fosse la regina, vi faccio vedere cosa faccio. Questa nello specifico non è mai stata una famiglia tranquillissima, nel senso che mi ronza sempre un po' addosso. Però quando ci sono i giorni no. Infatti ci voglio ricambiare qui la genetica. Qui c'è una cella reale, la tengo un attimo da parte, questo telaio. Come potete vedere, è una cosa ignobile che non dà soddisfazione lavorare così, anche se sforna. Qui abbiamo la regina, come potete osservare è già bella smagrita. Quindi cosa faccio? Adesso appoggio il telaio momentaneamente qua. Un secondo.
e da dan. Allora, nucleo in polistirolo, cosa vado a fare? Dove mi metto qui? Guarda, facciamo una cosa un po' così, prendo un po' di fumo, il telaio con la regina, ricontrollo che sia qua. Ed è qua, come potete vedere, è questa qui, e la mettiamo nel polistirolo. E questo lo appoggio qui. E ora, avendo trovato la regina e facendo una sciamatura artificiale, per vedere bene le celle reali io scrollo i telai, altrimenti mi sfugge sempre qualcosa. Lascio una cella reale sperando che la fecondazione di questa vergine possa portare un certo grado di mansuetudine in più a questa famiglia, altrimenti andrò poi a sostituire con celle reali più avanti. Quindi riprendo i due telai che avevo già passato, tranne quello con i fuchi, e inizio. Scrollo così, dopo ho una bella visuale di quello che è il telaio. Quando poi c'è il nervosismo, fare questo lavoro prima è proprio la gioia più grande, perché le api si incazzano, veramente mi incazzerei anch'io se mi facessero così. Figurati queste che poi per carattere sono così di me. Però, come sostengono, i video bisogna far vedere anche, diciamo, il brutto della faccenda, perché poi altrimenti si ha un approccio sbagliato a quello che è il mondo apistico, dove vedi solo il bello e mai quelle che possono essere la realtà delle cose con cui tutti ci scontriamo, perché tutti abbiamo famiglie così in apiario che dobbiamo imparare a gestire o sostituire o migliorare. Tutti abbiamo problemi di covata calcificata, casi di peste europea, cioè inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Solo che purtroppo il fatto che si voglia comunque sia far sempre solo vedere il bello di un lavoro porta a illudere la gente, e questo fa sì che si approcciano a questo mestiere tante persone che sarebbe meglio facessero altro. C'è la reale da opercolare. Questi sono poi i telai, i fogli cerei che mi ero stampato io, su cui le api hanno costruito. Per quello non sono poi troppo perfetti. Qui una cella reale, distruggiamola. Poi fra 4-5 giorni ci ripassiamo. Qui ce n'è un'altra opercolata, via. Qui c'è un cupolino, via. Se non scrollassi i telai farei veramente fatica a vedere.
Ora ho messo per terra due telai che erano quelle con le celle più belle a vista. Ora guardiamo qui, la scrollarli non è proprio il massimo, giusto un pochino. Qua ce ne sono tante di celle che non mi piace nemmeno una, quindi questa via, questa via, questa via, via, c'è questa che adesso la lascio momentaneamente, appoggio il telaio qui perché voglio fare una comparazione con le altre. Che è questa che mi piace di più, questa qua. Questa la togliamo invece. Io direi che lascio questa. E poi si vedrà. Tieni un'altra qua. E torniamo. L'importante è togliere tutte le celle reali operculate e controllare fra 4-5 giorni che la cella reale scelta sia ancora lì dov'è, che non abbia subito danni o quant'altro. Togliere tutte le supplettive che hanno formato e aspettare che nasca la vergine, riverificare che non sia scappata, che non siano scappate altre celle reali e aspettare. Intanto la fioritura dell'acacia è prossima, io me l'aspetto i primi turni intorno al 4-5 di maggio, come poi tutti gli anni. E se le cose vanno come devono, forse qualcosa si fa, altrimenti si aspetterà il mille fiori e mi porrò il problema del calo delle bottinatrici più avanti. Male che vada andrò a stringere la famiglia. E comunque qualcosa si fa lo stesso. Ok. Qui il controllo è stato fatto. Abbiamo prelevato il telaio con la regina messo qua. Quindi ricapitoliamo. Quando in una famiglia trovo, dopo il secondo/terzo giro, celle reali, allora le tolgo il primo giro, le riformano, le trovo il secondo giro. Io poi faccio giri abbastanza ravvicinati. E le trovo il secondo giro, le rompo. Al terzo giro inizio a trovare magari qualche cella che mi era scappata e la trovo percolata, allora procedo a togliere il telaio con la regina. Ed eventualmente, se nella famiglia è disponibile, una bella sponda, altrimenti la prendo dalla famiglia a fianco. Questo sarà un piccolo nucleo che è più che sufficiente per essere seguito e portato a invernamento. E nella famiglia rimasta orfana si lascia una cella reale, la più bella, quella che riteniamo più bella, e aspettiamo la nascita della vergine e andiamo a controllare dopo 4-5 giorni che non abbiano formato altre celle reali e che non ci sia scappato tipo un'altra cella reale opercolata che non avevamo visto. Ora le api pian pianino si stanno calmando, viene fuori anche un po' di sole, oggi è una giornata un po' variabile, allora direi che possiamo procedere a apiscampare
il melare di mille fiori. Escludi Regina, vado a prendere il materiale e arrivo. Lasciate un commento, ragazzi, se il video vi è piaciuto un like, condividetelo e mi fate ben contenti se fate crescere il canale. Più lo fate crescere, più io metto contenuti. Adesso sposto un attimo il cellulare perché vado a mettere il melario per scampare qua sopra. Aspettate che verifico che non ci siano venute le vespe dentro a chiudere i buchi. Direi di no. Quindi facciamo così, così, i tapiscampo sono strani perché li ho fatti io, avevo del materiale in più. Allora ho comprato solo il disco della piscante, il resto l'ho fatto io nella maniera consona mia. Chiudo il coperchio, l'ho appoggiato qua sotto, quindi sposto l'oro qui di dietro perché aspetto di trovare un telaio di scorte da mettergli. Coperchio, gli si scrive l'appunto e il gioco è fatto. Oggi sì, le api sono abbastanza agitate. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Quindi veniamo a noi, diciamo che i vantaggi principali della sciamatura artificiale sono la creazione di un nucleo con la regina vecchia, un nucleo composto da appunto un telaio, uno scrollato di covato percolato nascente con la regina vecchia e un telaio colmo di scorte scrollato, quindi si creerà un nucleo abbastanza piccolo che porteremo poi a invernare. Un altro vantaggio sicuro è quello che eviteremo di perdere le bottinatrici e quindi potremo permettere il raccolto evitando la sciamatura naturale. Questo però va specificato perché noi lasceremo una cella ma le api andranno a costruire ulteriori celle reali, di conseguenza il nostro compito è quello di mantenere la cella che abbiamo scelto e costantemente eliminare tutte le celle che loro andranno a creare, altrimenti sciameranno con la vergine. E un altro vantaggio sicuro è che non avendo covata da allevare ci sarà un minor consumo di miele da parte della famiglia e questo ne va tutto a vantaggio del raccolto. Questi possiamo definirli i vantaggi principali.
Gli svantaggi principali, in primis, può essere che la regina non si fecondi per un qualche motivo e di conseguenza si allungano i tempi e questo può creare dei problemi nelle settimane successive. Quasi sicuramente il calo delle bottine attrici che si avrà nella famiglia a cui abbiamo tolto la regina e coinciderà col raccolto successivo e di conseguenza mano a mano la famiglia va stretta. I telai che andiamo a togliere li utilizzeremo poi per dare magari spazio al nucleo che abbiamo creato. E altre cose direi che non ce ne sono. Io vi invito a guardare i video successivi di questo argomento che andiamo a vedere lo sviluppo del nucleo che ho creato nel video e andiamo a vedere la famiglia appunto a cui abbiamo fatto sciamatura artificiale. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se no, come vi dico sempre, passate oltre. Ciao a tutti!